allora, del coronavirus. Quando il coronavirus chiama, quella più vicina al telefono risponde. Il rischio globale del coronavirus nelle scuole di ogni ordine e grado. Questa è G. E questa è E. E quella dietro di voi è F. Bene, oggi scopriremo i segreti degli adolescenti a Milano durante il coronavirus. Iniziamo. Beh, penso che la situazione è stata ingigantita enormemente dai media semplicemente per trarne un profitto. Penso che la situazione non sia così grave. Il tasso di mortalità è aumentato semplicemente perché l'Italia, essendo un paese con una maggioranza di persone anziane, è normale che mieta più vittime che in Cina, quindi è normale che sia aumentato dal 2% al 3%. Però ho degli amici che ultimamente stanno subendo degli atti di razzismo. Tipo, veramente, io sono di origini filippine e vengono scambiati per cinesi e io ci devo convivere, ma è un problema da risolvere. È un po' delicato soprattutto per le persone anziane, perché comunque sono quelle che vengono più prese, i bambini si vengono esposti a caso, però per adesso no, tranquillo. Bene, e adesso ci collegheremo con le persone da casa. Il coronavirus lo sto vivendo abbastanza in ansia, perché la situazione è degenerata da ieri ad oggi. E niente, non so che cosa pensare, non so cosa dire, sono solamente in ansia, fatico ad uscire, non prendo più i mezzi, sto sempre nel mio paese. Mi dispiace il fatto che purtroppo sia stata bloccata la scuola e di conseguenza anche l'alternanza scuola-lavoro, e diciamo che questo fa stare un po' male, perché era il momento in cui io stavo entrando nel mondo del lavoro e questo purtroppo mi è stato limitato temporaneamente. Allora, il fatto che non vado a scuola ha cambiato molto le mie abitudini, cioè mi sveglio un pochino più tardi, però penso che rispetto a prima io abbia molti più compiti, e almeno avendo una sorella piccolina che anche infatti non va all'asilo, mi prendo abbastanza cura di lei in questo periodo, visto che i miei genitori lavorano. Stanno ingrandendo molto la cosa, secondo me, tantissimo. Cioè, nel senso, sì, va bene, nuova malattia, nuova cosa, però, boh, cioè, nel senso, va bene tutto, allerta, però, cioè, stanno davvero ingigantendo tantissimo la cosa. Del coronavirus penso che sia un'esagerazione sotto il livello della malattia in sé, perché la malattia, come tutti sappiamo, non procura la morte, ma solamente nei casi di persone che hanno già delle patologie abbastanza elevate. E l'unico problema di questa malattia è appunto il livello di contagio. È molto semplice infettarsi. Rispetto alle nuove ordinanze, boh, le trovo un po' inutili. Cioè, o le facevi prima, se no ora come ora le trovo un po' inutili, perché esco di casa normalmente. E boh, non penso che si possa fare un recinto attorno alla Lombardia. Bene, allora, le interviste sono concluse qua. Grazie per averci seguito e alla prossima.